Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Signori, siamo qui per fare il mio primo video perché, come avete visto, siamo 10 iscritti. Purtroppo non potrete vedere la mia faccia perché altrimenti mi bannerebbero completamente da YouTube. Comunque ragazzi, io mi chiamo Francesco e questo è il mio primo video che sarebbe un gameplay. Poi piano piano inizierò anche a fare i vlog, però direi di cominciare con un gameplay di Fortnite, un gioco che sta spopolando per tutto il mondo, diciamo. E adesso cercheremo di arrivare a fare vittoria reale, perché lo ammetto, non l'ho mai fatta. Negozio oggetti, vediamo. Ragazzi, si è bannato, si è buggato. Ok, ci sta, oddio, sta di nuovo qui il coso. Mo non vorrei tanto shoppare, però guardate la skin che userò, tutto il set di Thor, martello. Per chi non sapesse, questo è il martello di Thor. Adesso vi faccio vedere in partita dove si può prendere questo coso. Io sono, per chi volesse giocare con me, mi chiamo Asha674 Astemia. Per chi volesse giocare con me, questo è il mio nome. Ok, dove vogliamo andare? Allora, io direi di andare... Ah, è vero, vi devo far vedere. Allora, voi mettete lo zoom a bordo di slacco. Poi ci sta questo qui, ecco, proprio lì dove dovrete andare, perché se voi andate lì, guardate che succede. Intanto è vicino a... poi andremo in quell'altra parte, però intanto vi faccio vedere dove si trova il martello di Thor. Ecco, guardate che bello tutto il Marvel. Poi ovviamente vi svelerò anche dei segreti che però non vi voglio svelare ora. Ok. Poi ovviamente usciranno anche tanti altri video su questo canale. Anche se quei due che avete visto non li vedete, perché sono questo qua, è come un canale, lo uso per tutte e due. Gameplay lo usa anche mio padre. Qui da qualche parte ci dovrebbe, ecco, per esempio io ho visto che ce l'ho, non posso trovarlo. Comunque qui in questo punto c'è il martello di Thor e lo potrete sbloccare senza fare sfide, niente, andate lì e lo sbloccate. Io intanto vado lì che mi serve qualche arma. Ok, andiamo. Oh, è perfetta la visuale, perché non ho una telecamera, quindi non la posso mettere al televisore, però ho un... non diciamo che sarebbe uno dei migliori, però intanto ho delle lucciole che vi sconsiglio assolutamente di usarle, perché fate un macello con le cose. Perfetto, custom, me la apro subito. Ok, scudone da fare subito. Non facciamoci le lucciole perché, credetemi, vi fanno esplodere. Ok. Ok. Allora, ho un assalto, non so come si dice bene, però dovrebbe essere M4. Un M4, la tonica non mi serve. Andiamo con lo scafo, oddio. Sentito sparare. Dovete vedere che se io sparo col motoscafo non vi scalano i colpi con l'arma che ci avete. Invece con certe cose io vorrei qui una canna da pesca, perché per chi non lo sapeste c'è il pesce di vita che è veramente fortissimo. Ah, e se vedete quelle cose lì che adesso sto mirando, quelle, vedete quanto sono grandi? Lì uscirà una nuova città di Fortnite, però non voglio svelare proprio quale città, perché ancora non si sa quale città c'è bene là. Ragazzi,
ragazzi, scendiamo dal motoscafo. Ho visto qualcuno. No, non era nessuno. Siamo in safe. Ero fuori safe, solo manco me ne sono accorto. Ok, togli lo zoom. Ok. Vai. La skin di Dorothy. Medikit perfetto. Ok, che ho poca vita, però un medikit, fidatevi che fa sempre bene, non fa mai male. Ok, c'è la pompa grande. Vai. Il loot tanto io non lo uso perché lo do quasi sempre agli avversari. Il loot perché non so costruire. Però vi prometto che un giorno mi imparerò a costruire e ci farò il video. Vai. Bamba, perfetto. No, ma perché ho perso? Ok, vai, andiamo. M4. Allora, io vorrei fare un po' di kill. Cavolo, siamo fuori da safe. Ma mi basta di entrare. Ok. Voi non ci crederete, ma non ho mai usato un lanciarazzi. Allora, vabbè, fucile d'assalto, grigio no. Perché dovete sapere che verde è molto meglio. Cosa ho visto? L'arma più bella del mondo. Dovete sapere che le armi viola sono le migliori, è solo che vorrei trovare qualcosa di leggendario. Andiamo qua, io vorrei trovare una mitraglietta tattica. Vedete questo come spara forte? Vedete, senza nemmeno la ricarica. Poi è tipo il cecchino. Ok, andiamo. Fuori safe. Ho sbagliato. Devo trovare un'auto. È solo che non lo trovo. Perché non lo sapesse, sì, ci sono le auto su Fortnite. Poi vabbè, qui c'è un medikit che non me lo voglio tenere per sicurezza. Anzi, faccio così proprio. Allora, questo metto qua. Poi, ok, vai. Si può andare. Mi attrezzo con un vampa fucile. Per fare kill, dove dovrei andare? Vabbè, togliamo l'indicatore. Su Priest, 50 giocatori rimasti. A voi non vi sembra tanto triste l'autorità messa così? Adesso vi faccio vedere dove c'è una guardia. Ovvero la guardia che... Una guardia c'è adesso, l'autorità. Adesso ve la faccio vedere. Che non è nemmeno armata tanto bene, ve lo dico, una pistola. Qui non ve lo sconsiglio perché essendo l'autorità. È vero, ma qui c'è anche la cassaforte, perfetto. Oddio, un nemico. Dovete sapere che io non è che sono tanto brava a Fortnite, ma comunque è l'unico gioco che ho. Infatti scappo e poi mi rigiro. Adesso. Oddio, due nemici! Esco. Se mi colpisce sono morto. Fucile a pompa. Non ci credo. Posizione finale numero 36. Vabbè, visto che questo video dura poco, direi di shoppare qualcosa perché non mi va di fare il mio primo video così. Quindi mi sembra brutto non fare vita reale niente. Ovviamente nei prossimi video, adesso io ero un singolo, ovviamente nei prossimi video avrò ancora molto più tempo per fare, perché giocherò insieme a un amico che non vi svelo chi è. Anzi, indovinate nei commenti il nome del prossimo video. Inizia il nome con la N e finisce con A e finisce con la A. Fatemelo sapere nei commenti. Allora,
che possiamo intanto, sì, lo devo fare per forza, non mi va, perché non mi va di shoppare, devo shoppare per forza qualcosa. Intanto vedete che ci abbiamo qui, mo io direi di prendermi 1000 V-Buck, così almeno mi compro, cerco un posto spaccapugni, ma almeno vedo le skin a quanto sta, qualche skin, questa no, 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 no. Vabbè, qualcosa mi comprerò, perché è un proprio non mi va di finire questo video così. Adesso li compro e mi compro magari questa nuova skin. Ok ragazzi, li ho shoppati, vedete come salgono quei V-Bucks. Allora, cosa ci potremmo comprare? Perché allora mi potrei comprare questo o un balletto, perché visto che tutta questa roba non me la posso permettere, mi compro questa skin che, guardate, sembra bella, infatti è bella. Allora, supporta creator, mi raccomando, codice Mattiz, che è uno youtuber che io seguo, acquista, e mi sono riscattato una skin. Ho ancora 300 V-Buck, ma credo di tenerli per il prossimo video. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, un bel commento e iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!